Felice e certa della ripresa in presenza delle lezioni in tutte le scuole della città di Salerno. A garantirlo per la vicinanza e la conoscenza del grande lavoro fatto da tutti i dirigenti scolastici, anche quelli delle scuole superiori non di competenza comunale, è l'assessore alla scuola del comune capoluogo Eva Vossa. Oggi, a margine di un incontro per presentare il portale che servirà a favorire l'orientamento scolastico nel comune capoluogo, l'assessore si è soffermata su alcuni aspetti relativi alla ripresa. Per quanto riguarda il tema dei trasporti, è chiaro che bisognerà attendere le decisioni dell'unità di crisi, ma su tutti i fronti Avossa si è detta felice di poter riportare gli alunni in classe. Rispetto alle perplessità avanzate da un gruppo di genitori sull'assenza di una serie di attenzioni per garantire la sicurezza, l'assessore alla scuola del comune di Salerno ha difeso il lavoro fatto da tutti i dirigenti scolastici, ricordando che durante i mesi estivi non c'è stato un solo giorno in cui non ci sono stati presidi al lavoro per garantire il rientro tra i banchi. Saremmo felicissimi di poter riaprire in presenza, prima perché chiaramente sappiamo che la didattica a distanza non può essere sostitutiva chiaramente di una didattica in presenza in termini di formazione, di socializzazione e tutto quello che sappiamo. Poi perché onestamente anche per tutto il lavoro che è stato fatto per adeguare le scuole alle nuove normative, i dirigenti, conosco la realtà anche delle scuole superiori che hanno fatto lo stesso, un ottimo lavoro, ma ripeto, e questo è il mio cruccio, è quello dei dirigenti e dei docenti, perché veramente è stato fatto un lavoro, non c'è stato un giorno in tutti i mesi dell'estate, a cominciare da maggio, dobbiamo dire, che non ci siamo, che ci siamo distratti un attimo per cercare di fare, di adeguare alle nuove normative tutti gli ambienti scolastici. Per cui questo non deve preoccupare i genitori assolutamente. Io dico che gli ambienti, la scuola è pronta, semmai il problema è fuori e quindi bisognerebbe tutti quanti noi stare attenti a non portare dentro la scuola, perché non è la scuola che è il problema lo sappiamo, è fuori.